Noi abbiamo un brutto vizio, vero? Che guardiamo sempre sotto la è seggiovia. una cosa inculcata da bambini, perché sotto le seggiovie si trovano tante cose. Ormai è fine marzo, dove andiamo? Marmolada? Altipiano del Pizza Villa, ancora bello innevato, sullo sfondo la Marmolada. Quello che facciamo oggi è andare dritti, andata e ritorno, Badia Marmolada. Veloce. Il nostro classico tragitto per andare alla Marmolada è partendo da Badia, Pizza Villa, arriviamo qua al Pralongia, poi prenderemo la Pista del Sole. Pista del Sole, saliamo su verso il Kerz, Campolongo, Bech de Roches, Araba. Questa è la seggiovia Vizza che porta al Kerz. È la seggiovia con il maggior numero di seggiole che c'è nella zona. Noi abbiamo il numero 6. Provate ad indovinare quante seggiole ci sono. Facciamo un premio anche questa volta. Il primo che indovina o si avvicina di più al numero di seggiole della seggiovia Vizza, gli offriamo una buona bottiglia di vino. Se siete a Stemi, una bottiglia di succo di Sambuco, quello che facciamo noi, quindi sarà pronto a primavera. Indovinate il numero di seggiole, potete metterle sotto nei commenti. Quanti giorni vi diamo di tempo per indovinare? 3 giorni di tempo per indovinare il numero di seggiole della seggiovia Vizza che porta al Kerz. Siamo già a 73. Ta-da. Quando eravamo
quando il papà io ero piccino, quello che facevamo era, quando vedevamo qualcuno che perdeva qualcosa, racchette, guanti della seggiovia, berretti o così, noi ci offrivamo per 2000 lire all'ora per andare a raccoglierlo. Diciamo che avevamo sempre un bel gruzzoletto in tasca. E adesso discesa verso il passo Campolongo. Portavesco, marmolada sullo sfondo. La Vegla normalmente tantissima coda, ma fuori stagione niente. Finalmente una seggiovia come era una volta, bella e dura, vero? Gabriel, da chi hai imparato ad andare in retromarcia? Da Cricchetto. Da Cricchetto, perché come diceva Cricchetto, non guardo dove vado, basta guardare dove sono passato. Basta guardare dove sono passato.
ferrata. Malga Chapela. Si trova al Belgio. Coda assente. Secondo troncone, manca il terzo troncone. Sempre tutti di fretta, però alla seconda stazione fermatevi a vedere il museo della Grande Guerra. Non vi mostro il museo in video perché dovete venire a vederlo. Ultimo tratto della funivia per la Marmolada. Qua c'è il Sassolungo e il massiccio del Sella. I versanti sud ormai hanno già poca neve, mentre a nord ce n'è. Però già da noi è un po' saurita, no? Allora, hai vinto? Ragazzi, quando vi dicono che le piste sono brutte, vuol solo dire che qualcuno si è sopravvalutato e non è in grado di scendere per certe piste. Le piste ne sono brutte, è la condizione dello sciatore che è diversa. C'erano gambe. Marmolada.
con sconfinamento verso l'Alta Badia. Qua sotto la rampa, porta vescovo, malcacciapella marmolata. Adesso di ritorno verso casa. Anche per oggi è finita, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci seguono, grazie per i bei messaggi, grazie a chi viene a trovarci, insomma grazie. Vi ricordiamo che è sempre valido ancora il concorso per indovinare quante seggiole ci sono sulla seggiovia.